bentornati su Radio 00 per una nuova puntata di Palcoscenico. Il protagonista sei tu, una vetrina dedicata ad artisti, artigiani e tutti coloro che navigano nel mondo della creatività. Oggi siamo in compagnia con il primo ospite di questa puntata, che io saluto, Rosaria Coscia. Buonasera Rosaria. Buonasera a tutti, grazie mille a voi per avermi invitata. Grazie a te di essere qui con noi, con questo meraviglioso mondo di cui ci hai portato solo un assaggio, perché sarebbe davvero impossibile avere qui tutte le meraviglie che crei nel tuo mondo, nel tuo laboratorio e in quello che hai denominato il tocco di Minerva. Intanto, da dove nasce questo nome così curioso? Oddio, nasce un po' per gioco in realtà, in una notte d'inverno di sabato sera, lo dico proprio perché è accaduto realmente questo, mentre giocavamo a videogioco io, mio fratello e mio attuale marito, all'epoca fidanzato, e quindi si pensava un po' a quale nome attribuire a questo laboratorio che doveva in qualche modo nascere. Minerva è la dea protettrice degli artigiani e la dea della guerra, un po' come me. Io sono una molto, molto forte, una combattiva che, se si prefigge degli obiettivi, fa di tutto, insomma, per raggiungerli. E in seguito poi tocco di Minerva, e in realtà mio fratello disse: secondo me suona meglio il tocco di Minerva, quindi è nato davvero molto per gioco. Invece il logo, che tra l'altro non a caso va a riprendere il cristallo Swarovski, la M di Minerva, è realmente studiato, c'è un fiocchetto che è un altro elemento che utilizzo molto sui cerchietti, sui fontini che realizzo sia da bimba che da donna, quindi anche quello è realizzato in maniera, come dire, studiata a tavolino da un mio carissimo amico. Quindi realmente il tocco di Minerva nasce per gioco, ma fondamentalmente io ho deciso di avviare questo progetto con grande passione, in realtà, perché si può dire che io sia una figlia d'arte. Mia madre è magliaia, wow. Ho una zia che è sarta, e quindi l'arte è... ti scorreva nelle vene. Mi scorreva nelle vene, esattamente, esattamente, anche perché io studiavo giurisprudenza, che è un mondo completamente diverso da quello dell'arte. Certo. E quindi in realtà dopo gli studi, in realtà dopo ogni giorno durante le mie lezioni, poi mi ritrovavo la sera in silenzio e mia madre si chiedeva: ma come mai lì è in silenzio adesso, visto che, insomma, studiare giurisprudenza significa studiare dei libri e quindi codici infiniti. E ero lì nel cimentarmi in quelle che potevano essere le creazioni, in realtà inizialmente creazioni di uso personale, poi eventualmente regali, e di lì poi le richieste, fino ad arrivare alla come dire, idea di aprire un laboratorio vero e proprio di arte, di arti manuali, inizialmente come accessori moda e poi man mano pian piano. Infatti questo laboratorio oggi si trova a Toritto, giusto? Sì, via Gia Pugliese 216. Wow, fantastico. Questo mondo qui sarebbe fantastico, insomma, poter entrare con le telecamere per poterlo sbirciare. Io lo immagino un po' come un piccolo mondo in cui creare. Come inizia la tua giornata all'interno di questo laboratorio? Oddio, allora, la mia giornata inizia con delle scalette, delle consegne, perché io ho sia la vendita al pubblico nello showroom, e quindi privati che si rivolgono da me per realizzare, oltre che gli accessori moda, anche capi d'abbigliamento, quali maglieria, perché realizziamo su misura uomo, donna, bambino la maglieria, che sia il corredino, che sia un accessorio, quindi il cappello piuttosto che la sciarpa, o che ne so, il maglioncino che indosso in pura lana, ma ho anche la vendita sullo shop online, perché ho appunto l'e-commerce www.iltoccodiminerva.it, sulla quale piattaforma appunto vendo i miei prodotti, che man mano testo e creando delle vere e proprie linee dedicate inserisco all'interno dello shop, e quindi se arriva l'ordine il giorno dopo la mia scaletta include anche quell'ordine, e quindi sono lì a cimentarmi nella realizzazione degli stessi, perché wow, oltre ad essere designer sono anche produttrice del prodotto stesso,
Ecco. Bellissimo, questo è fantastico. Infatti io continuo ad essere distratta da ciò che vedo qui vicino a Rosaria. Ad esempio ci sono degli orecchini molto belli, quelli che vedo lì in plexiglass. Esatto. Quindi dimmi un po', per esempio, come avviene la lavorazione di questo materiale. Allora, questo progetto di orecchini plexiglass nasce da un disegno grafico. Quindi io ho stabilito che gli orecchini dovessero avere questa forma, e poi c'è la produzione del plexiglass taglio laser, per cui in questo caso è un fiore uno opposto all'altro volutamente, quindi specchiato, e la scelta del materiale è un plexiglass specchiato in questo caso, ma potevo realizzarlo di qualsiasi altro colore, e quindi questo è un progetto firmato il Tocco di Minerva. Wow, bellissimo. Poi vedo anche, insomma, degli svarossi, pietre. Quali sono, diciamo, i principali materiali che utilizzi per la bigiotteria? Allora, fondamentalmente pietre preziose, quali possono essere appunto i cristalli oppure pietre naturali, ma unisco anche il prezioso al grezzo, oppure ad esempio come in questo caso il cristallo Swarovski unito alle copelle. Io ho tagliato questa forma in copelle perché tengo conto anche della leggerezza in questo caso per quanto riguarda gli orecchini, quindi il tutto è studiato. Se il prodotto non è ad hoc come appunto io voglio, non c'è vendita. Quindi seppure Alessandra viene e dici: Rosaria, voglio la luna sotto le mie orecchie, io ti dico no, aspetta un attimo, ne parliamo, perché sono molto attenta in questo. Bene, bene, è bello questo, insomma, perché in qualche modo aiuti anche il cliente, chi viene da te, comunque lo guidi verso quella che può essere una tendenza, no, più adatta a quel momento piuttosto che magari il suo desiderio. Per me il cliente, oltre a sentirsi coccolato e al sicuro con me nell'indirizzarlo appunto nella scelta del prodotto adeguato, è fondamentale che il cliente esca e dica: ho indossato il tuo prodotto, mi è piaciuto ed ha avuto un enorme successo. Quindi in questo sono attenta a non vendere il prodotto a caso. Bene, bene, questo è molto bello da parte tua. Torniamo fra pochissimo con Rosaria, intanto ci ascoltiamo questo brano. Bentornati su Radio Doppio Zero, siamo sempre in compagnia di Rosaria Coscia e parlavamo del meraviglioso mondo del tocco di Minerva, dell'artigianato, di tutti questi accessori, ma non solo, abbigliamento, capi d'abbigliamento che lei progetta e realizza completamente, insomma, in maniera in autoproduzione. E abbiamo parlato un po' degli accessori, degli orecchini, di capi di maglieria come questo meraviglioso maglioncino che indossa, e soprattutto lei è anche molto attenta, molto vicina a quelle che sono, come dire, le mode del momento, anche legate magari a TV, serie Netflix. Infatti vediamo qui, non so se voi riuscite a vederlo, un bellissimo cappellino con delle stampe legate a Mercoledì, la famiglia Adams, che ormai, insomma, è diventata super virale come personaggio un po' in tutti i vari settori. Come è nata questa idea e soprattutto in che materiale ha anche realizzato questo cappellino? Allora, innanzitutto questo cappellino è realizzato in tessuto 100% cotone, parliamo di un tessuto certificato. Ho conosciuto questa bellissima azienda che fa il certificato, e quindi che cosa è successo fondamentalmente con questa grafica? A Natale, quando ho regalato dei prodotti, mi è stata richiesta questa grafica Mercoledì. In realtà io non ho mai guardato questa serie su Netflix, e quindi ho chiesto in azienda se potessero farmi la stampa su un tessuto certificato 100% cotone felpato, perché siamo in inverno, di appunto effettuarmi la stampa di questa grafica. Io inizialmente ho acquistato soltanto 5 metri di tessuto, ma poi mi sono ritrovata a dover, come dire, soddisfare le esigenze di tutti questi ragazzini che magari dovevano fare un regalo per un compleanno, piuttosto che il collo o la felpa. E quindi questa azienda bellissima italiana mi fa la stampa anche del solo singolo soggetto, che ne so, su un maxi pannello, per cui io posso realizzarci veramente l'impossibile, una borsa, qualsiasi cosa. E oltre chiaramente all'unico cappello che ho appoggiato in questo momento durante l'intervista, poi c'è un mondo, perché a seguito fondamentalmente
del periodo pandemico, dove io mi sono ritrovata un attimino persa, e dopo aver prodotto quasi 4.000 mascherine in cotone con tessuti certificati, che era l'unico prodotto tra l'altro che si vendeva al momento, l'unico che mi ha garantito sostentamento, lo dico perché grazie a Dio ci sono ancora, perché mi sono rimboccata le maniche, e grazie alle mascherine poi l'attività grazie a Dio è rimasta a galla. Poi in realtà questo periodo io non lo definirei un periodo morto per me, perché mi sono reinventata. Di lì è partita la ricerca di aziende Made in Italy fantastiche, che prima erano per me sconosciute. Anche la richiesta, anche l'esigenza di molte aziende di farsi pubblicità per come certo. dire, farsi maggiore vetrina in un periodo veramente tristissimo. Io alla ricerca poi di queste aziende ho scoperto un mondo, e quindi mi sono reinventata. Di lì è partita il desiderio di realizzare prodotti nuovi, sempre diversi, perché il bello dell'artigianato è proprio questo: reinventarsi, creare cose sempre diverse, uniche, personalizzate. Quindi è partito il mondo del corredino, dove io realizzo copertine, lenzuolini, sacchi nascita, ma di tutto di più. In realtà porta pannolini e salviettine che si aprono e diventano fasciatoi. Adesso non potevamo riempire. Certo, però questo è un mondo favoloso, assolutamente. Poi io penso che la vera mente creativa non si ferma mai, anzi, proprio in questi momenti, se vogliamo così bui, continua ad elaborare, no? A progettare, sì. Ed è proprio il bello di voi, mente creative. Ogni volta che mi capita di ospitare qui degli artisti, ognuno mi dice sempre sì, ok, il lockdown è stato bruttissimo, però comunque ho sviluppato delle idee che poi dopo, insomma, sono state portate avanti. Quindi, insomma, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, in qualche modo avete continuato a produrre idee bellissime. Prima mi veniva in mente, oltre, insomma, all'influenza magari che può venire dal mondo del cinema o della TV o comunque da questi personaggi, immagino che ci sia uno studio da parte tua alla base della ricerca, sia dei colori o anche dei materiali, o se vogliamo della TV tipologia, no, di accessorio, cosa magari va più di moda, cioè bisogna essere attenti al passo anche con la moda. Beh, certo, è anche quello un elemento che mi porta a scegliere a, come dire, soddisfare la richiesta del pubblico, perché chiaramente se dovessi creare qualcosa che sia unicamente il risultato della mia idea o di quello che magari ho visto, perché in realtà il prodotto finito è un mix di elementi, che sia il risultato di un viaggio, perché anche quando viaggiamo basta guardare delle vetrine, per cui possiamo dire ok, potrei realizzare quell'orecchino in quel modo perché magari quella forma potrebbe essere di tendenza. Però molto spesso io dico che la tendenza siamo noi, ed è il risultato di quello che noi vogliamo, proprio per mantenere questo discorso anche di unicità dei prodotti, e anche il discorso di dover tener conto anche della propria di persona, perché se tendenzialmente diciamo di moda va l'orecchino in plexiglass, e magari tu, Alessandra, sei una persona molto semplice, è giusto tener conto anche di quelle che sono le tue esigenze. Quindi magari io posso realizzarti anche un orecchino piccolino. Wow, beh, è bellissimo questo, perché come dicevo prima accompagni, no, la persona che viene da te anche nella scelta giusta, quindi non è un solo assecondare il gusto, ma seguirlo. Poi immagino anche che ci siano delle scelte dettate dal periodo, non so, primavera, inverno, particolari festività, vediamo lì un frontino che è inerente magari proprio a questo periodo. Certo, adesso inizia il periodo per me della produzione di tuniche e linee da cerimonia, quindi che sia la prima comunione, come in questo caso questo cerchietto elaborato molto particolare con le piume e i cristalli. Poi la cerimonia è un settore per me vastissimo, perché oltre a realizzare linee sposa, che in questo periodo mi bombardano di domande, io sono felicissima ad aiutarle, in realtà tutte quante loro pensano di essere un peso per me, ma per me il mio mondo è davvero passione, e quindi ci sguazzo, ecco, uso questo termine che mi piace tantissimo, e quindi per me si apre una stagione infinita che termina ottobre.
perché tra cerimonia, matrimonio, comunioni e comunque altri sacramenti vari è veramente molto, molto lungo come periodo. Immagino, fantastico. Prima mi raccontai nel Dietro le Quinte che ti occupi anche di formazione. Sì. E a breve partirà anche un corso su Bari. Sì, allora io inizialmente con l'arte manuale ho deciso di avviare la formazione e di coinvolgere la mia mamma, che saluto, si chiama Rita. Ciao signora Rita. Lei è magliaia di professione, lei ha iniziato a lavorare con dei ferri in legno. E di lì poi le richieste infinite, e quindi lei si occupa del settore maglieria, e quindi un giorno giocando le ho proposto di avviare questa formazione con me, perché io ritengo che l'arte manuale, come tantissime altre, è fondamentale tramandarla. Quindi non siamo gelosi di quello che noi facciamo, e quindi è importante tramandare per creare un seguito e quindi un mondo così bello, perché non inculcarlo e quindi aprire questa cultura infinita sull'arte manuale. E quindi abbiamo deciso così di avviare la formazione inizialmente nel nostro laboratorio su Toritto. E poi, date le richieste, perché abbiamo iniziato un po' a fare la pubblicità online, e di lì poi le richieste delle baresi e non solo, di avviare dei corsi di lavoro a maglia su Bari. Abbiamo lanciato una pubblicità piccolissima durante il periodo attuale natalizio e ci sono già le iscrizioni, quindi parte dal 6 febbraio su Bari in via Cancellorotto. Wow, bellissimo, è bellissimo perché in qualche modo, come dire, questa tradizione, no, si tramanda, e oggi è sempre più raro, no? Sì. Trovare comunque artigiani, linee e prodotti che siano realizzati, ideati manualmente da eccellenze creative del nostro territorio. Quindi questo è davvero un bene, e speriamo che il corso sia, insomma, molto molto seguito. Incrociamo le dita per te. Prima parlavamo del tuo laboratorio e punto vendita a Toritto, e dicevi però che c'è anche uno shop online. Sì. Quindi tu in qualche modo riesci ad esportare e ad andare al di fuori dei confini regionali? Sì, anche in Giappone sono arrivata. Wow, sì. Fantastico. Stranamente ero emozionata, sì, anche in Giappone. E con, certo, quale tipologia di prodotto, se possiamo? Allora, io in Giappone ho venduto un intero corrido neonato. Allora, in realtà chi lo ha acquistato era un napoletano che viveva in Giappone, ha visto il mio shop online e inizialmente mi ha inoltrato una mail, e poi è andato direttamente sullo shop online e ha effettuato l'ordine online. In realtà poi le formule di pagamento sono vastissime, quindi è molto, diciamo, tranquillo come piattaforma ed è facilissimo acquistare i miei prodotti. Poi chiaramente io sono molto precisa e disponibile, quindi loro mi lasciano il numero di telefono, io subito li contatto, perché ipotizziamo hanno acquistato questo cappellino, io oltre a mostrargli questo cappellino li rendo partecipi di quell'acquisto e dico che si può personalizzare col nome, possono scegliere altre fantasie, al di là del fatto che comunque il sito è molto preciso, perché si possono scegliere le taglie dei prodotti, mm-hmm, oltre che le varie colorazioni, poi a seconda, insomma, delle disponibilità delle materie prime, perché poi una volta finite le materie prime del prodotto magari io lo elimino dallo shop online, però c'è una vendita pazzesca. Bene. Un mondo infinito. Infatti è bellissimo, poi soprattutto che tu riesca anche ad andare, come dicevo prima, oltre, no, i confini pugliesi. È bello vendere sicuramente, sì, sul territorio e mostrare, no, ai tuoi concittadini, conterranei, quello che crei, però poi riuscire a portare il nome di un talento creativo pugliese al di fuori dei confini regionali, nazionali, e addirittura arrivare in Giappone, insomma, è un vero e proprio orgoglio. Quindi, certo, noi siamo felicissimi di averti, grazie, avuta qui, di averti ospitato. Grazie con una voi, piccolissima parte del tuo mondo. Quindi vi invitiamo a visitare su tutti i social il Tocco di Minerva, sul sito, e a recarvi anche presso il, certo, suo showroom. Vi aspetto. Va benissimo, grazie Rosaria, grazie a prestissimo. Grazie a te Alessandra.